Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ovviamente, come potete ben vedere, non siamo in moto, ma siamo in macchina. Questo perché? Per il semplice fatto che c'è un tempo di merda e stiamo andando a Roma. Stiamo andando a Roma perché? Perché devo prendere la tuta per la moto. Visto che comunque è la prima tuta e comunque la maggior parte delle volte penso la utilizzerò per girare sulle ovale e qualche volta magari anche andare a Vallelunga a girare con la mia moto. Invece di spendere mila e mila euro per una tuta dainese, insomma Alpinestra, insomma queste tute di marche ormai famose. C'è questa tuta della BS che costa meno di 200 euro. Comunque alla fine per l'utilizzo che dovrò farne io va più che bene. Poi comunque è sempre la prima tuta. Poi magari più avanti magari mi farò una tuta. Insomma una bella tuta cazzuta. Però per adesso questa qua della BS ho visto che comunque ne parlano tutti abbastanza bene alla fine. Poi ve l'ho detto, comunque quello che vorrò fare io è utilizzarle più che altro magari ecco sulle ovale e poi ovviamente anche qualche volta con la mia moto a Vallelunga. E niente ragazzi, adesso sono dal benzivendolo, famo benzina che sto come vedete in riserva. Facciamo benzina e poi direzione Roma. Ragazzi, io comunque vorrei approfittare e ringraziare calorosamente tutti quanti. Siamo arrivati a 100 iscritti, anzi, li abbiamo superati. Siamo a 102 se non sbaglio. Grazie a tutti veramente per il supporto, ai nuovi iscritti, grazie mille. E vorrei ricordarvi come sempre, visto che l'ultimo video che ho fatto uscire, quello sulle Pirelli che ho montato, le prime impressioni dopo i primi chilometri, ho visto che ha già raggiunto le 500 visualizzazioni, quindi questo significa che la maggior parte delle persone che guardano i miei video non è iscritta. Quindi ragazzi, a voi non costa nulla, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento anche per darmi delle dritte, magari dei consigli su cosa fare, cosa portare, come farlo. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratis, non vi costa nulla, ma per me è fondamentale. Ragazzi, allora abbiamo preso tuta e stivali. Ma poi vi faccio vedere come l'ho presa e di che colore. Ero indeciso tra due colori. Uno che ovviamente richiamava la moto e un altro che non richiamava la moto, ma secondo me sta bene con tutto, quindi e poi è figo. Quindi vi faccio vedere. Eccola qua, ragazzi, la tuta che ho preso della BS. Prezzo 140 euro, tanto per l'utilizzo che dovrò farne. Ovviamente è già tutte le protezioni qua, paraschiena, vi faccio vedere anche il dietro, eccolo qua. E adesso andiamo a fare un giretto e ve la faccio vedere addosso. Eccoci qua ragazzi, con la tuta addosso, e adesso ve la faccio vedere completamente. Aspettate che mi appoggio un attimo. La parte questa qua praticamente è in tessuto tipo il giacchetto che ho della Dynas, mentre tutte queste parti sono tutte quante in pelle, ovviamente, a differenza dell'altra che viene 2,40, quindi 100 euro in più, che è completamente in pelle, più gli stivali. Ma adesso la sto indossando in modo tale da dargli un pochino una allargatina, giusto per fargli prendere forme. Comunque ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Dove ero indeciso tra rossa e nera e gialla fluo e nera. Però siccome ho anche i guanti giallo fluo e arancione, diciamo, tutta la moto rossa, dico tutto rosso, poi parlo Babbo Natale.
E tanto il giallo fluo e il nero stanno bene con tutto, quindi. E poi vi do un piccolo spoilerino, ma proprio piccolo, 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 piccolo. Non so se sì, e basta. Basta. Perché stanno arrivando anche altre cose, ragazzi. Qui c'è roba croccante, roba crunch. Poi dovremmo fare anche la mappa, quindi tanto c'ho dei morti sull'obiettivo. Li andiamo a togliere, ok. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa tuta. Io per ora mi ci trovo bene, devo dire. Cioè, per quello che l'ho pagata, mi ci sto trovando bene. Adesso sotto ci ho messo una maglia termica e devo dire che non sento caldo e nemmeno freddo. Quando vai veloce si sente un leggero venticello, ma è rinfrescante. Quindi per adesso è approvata, dobbiamo vedere poi nelle giornate più calde come ci si trova. E niente ragazzi, adesso risaliamo in sella, ci facciamo un paio di curvette qua sulla cimina e poi ci salutiamo. Quindi ci vediamo in sella, a tra poco. Che siamo arrivati ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vorrei ringraziare tutti i nuovi iscritti e vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale, che più dell'80% delle persone che vedono i miei video non è iscritta, ragazzi, più dell'80%. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratis. Facciamo una curvetta e saluti. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui, vi ricordo di mettere like, di iscrivervi al canale, lasciare un commento. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!